nel deserto Gesù si lascia provare dalle stesse tentazioni davanti alle quali ci troviamo anche noi. L'egoismo di pensare prima a noi e ai nostri problemi, il bisogno della fama e del successo e l'idolatria delle cose e di ciò che non è Dio. La prima tentazione che Gesù deve superare è il suggerimento di usare il suo potere per se stesso e per i suoi interessi. Il diavolo suggerisce di mettere la propria persona al primo posto e poi, eventualmente, pensare agli altri. È proprio questa la più grande malattia dei nostri tempi, l'egoismo. È l'atteggiamento di chi cerca l'amore nel posto sbagliato e invece di arrivare alla felicità trova il vuoto esistenziale più grande che c'è. Non siamo stati creati per vivere per noi stessi, ma in comunione con gli altri, e troviamo la felicità nella relazione con gli altri. Siamo invitati oggi, sull'esempio di Gesù, a dare priorità agli altri e alimentarci dell'amore donato e ricevuto. Gesù viene tentato a ricercare successo e fama nella sua predicazione per poter conquistare il mondo. È la stessa fama che anche noi cerchiamo quando vogliamo farci notare per le nostre doti e per le nostre opere buone. Facciamo qualcosa con entusiasmo perché sappiamo che dopo riceveremo in cambio l'ammirazione da parte degli altri. Gesù vince questa tentazione con la parola di Dio. Leggiamola anche noi più spesso e troveremo nuovi modi per vincere questa sottile tentazione. L'ultima tentazione è la più atroce di tutte. Il diavolo invita Gesù ad adorarlo. L'idolatria è la tentazione di chi vuole imporsi sugli altri, anche con la violenza, di chi vuole mettersi al posto di Dio decidendo ciò che è bene e ciò che è male. Il cristiano deve ricordarsi sempre che non può servire due padroni e perciò non può arrivare a nessun compromesso con il male. Questa prima domenica di Quaresima ci invita alla meditazione e alla preghiera. Per vincere le tentazioni del male dobbiamo armarci con gli strumenti che la Chiesa ci offre per sconfiggere il demonio: il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Esercitiamoci sempre in queste bellissime pratiche di pietà e il male non avrà nessun potere su di noi. Cosa alimenta la tua vita e cosa invece sta rubando il tuo tempo? Cerchi l'ammirazione degli altri quando fai il bene? Quali sono gli idoli che rubano il tuo cuore e lo sottraggono all'amore di Dio? Qual è la tua fragilità più grande in questo momento della tua vita?